Hey, ben ritrovati da Andrea Lincoln in questo nuovo episodio di Captain Tsubasa Rise of New Champions. Continuiamo ovviamente la storia con il nostro giocatore personale e a quanto pare il video si apre con la Furano che perde. L'arrivo del promettente Link nella Furano non aggiungerà molto al loro gioco di squadra se continua a fare tutto da solo? What? Devo allenarmi perché non succeda. Ma chi ti ha detto che voglio perdere? Oh. Ma qua davvero ci giochiamo la partita finale nel torneo americano? Là. Una statua. Ehi là, sei arrivato presto, sei il primo. Ah. Oh, shooteroni. Era un incubo. Sì, deve essere un vero incubo. Ma è proprio a questo che serve l'allenamento. Dai, aiutami a preparare il campo prima che arrivino gli altri. Era un incubo. Mi sembrava strano in effetti, ma come? Il video si apre con noi che perdiamo e ci giochiamo la partita. Cioè, ci giochiamo il torneo americano. Voglio dire, finora abbiamo vinto due partite della New Hero League. Ma se vogliamo davvero arrivare in alto non possiamo ancora rilassarci. Rimangono ancora i tre avversari più pericolosi. La Toho, la Musashi e la Nankatsu. In tutta onestà non sono certo che riusciremo a batterli al nostro attuale livello. Forse hai ragione, capitano. Capitano. Già, noi siamo migliorati, ma sono certo che lo stesso vale anche per loro. La Toho a Yuga, la Musashi a Misugi e la Nankatsu a Tsubasa. Noi non abbiamo giocatori come loro, me compreso. Non ho il loro talento. In fondo sono sempre il capitano, devo dare l'esempio, no? Se fossi svogliato o apatico, nessuno mi seguirebbe. Devo essere duro con me stesso, così stavolta potremo vincere. Ho un'idea, e se domani ci svegliassimo qualche ora? Cioè, qualche ora vuol dire che dalle 7 devo svegliarmi alle 5, tipo? E se sfruttassimo quel tempo per allenarci, sembra che sei d'accordo. Oh, un capitano è già qui. Sì, il capitano è già qui, caro mio. Però, la prossima partita quindi è contro la Toho. Anche se non pensavo che ce l'avrebbero fatta incontrare prima della Musashi addirittura. Il prossimo incontro è la Hirado. Riusciremo a sfondare il loro muro difensivo? Sarà dura. Ehi, Matsuyama! Gito, il bel gioco di squadra non sarà sufficiente. Sarete schiacciati come insetti. Proprio così, fareste meglio a prepararvi. Perché dovremmo prepararci? Sappiamo benissimo come giocate. Siete voi a dovervi preparare. State per scoprire la forza della Furano. Abbaia pure quanto vuoi, Microbo. Ma proprio devastato, eh? Capitano, credo proprio che dovremmo fargli abbassare la cresta. Sono d'accordo. Forza, seguitemi! Tutti quanti, seguitemi! Io so inquadrare bene le persone, è un istinto che ho sviluppato lottando. E sento che tu hai qualcosa di speciale. Ma in ogni caso ti schiaccerò con la mia forza! Sarai tu quello che si inginocchierà. Un'altra pulce che sa solo parlare. Forse mi sono sbagliato su di te. お待たせしました。ついに激闘の火蓋が切られます。待望の一戦を迎え、試合前からこの盛り上がり。フラノ対ヒラド、ここ埼玉ワールドスタジアムは割れんばかりの大歓声。そして今、大歓声に揺れ動くフィールドに両チーム入場です。 Ottimo! Subito, come sempre, palla a me! Ecco, è uno! Due! Tre! Cosa? Cosa? Allora, uno! Due! Forse non ci siamo spiegati bene. Sì, però ragazzi, anche voi. Possibile che non c'è nessuno. Allora, riproviamoci. Non mi sono spiegato bene, forse. Ok,
E vabbè, stavolta no. Vabbè, mo intanto avanzo, poi dopo. Sì. Anche di dietro, vedi? Vedi come recupero? Vedi? Senza proprio... senza... forzo. Dai, avevo già... vedi, porca miseria. A me è questo quello che mi fa incavolare. Se io già lascio il tiro... no! Chi se ne frega se quello va in scivolata? Non me ne frega niente! Non me ne deve fregare niente! Devi tirare e basta! Ma ragazzi, ma a me fa incazzare sta cosa. In nessun gioco di calcio succede una cosa del genere. E quello sta in scivolata, allora non tiri. Ma dove sta scritto? Nelle regole? Se nel manuale di istruzioni va bene. Però il manuale è elettronico, io non lo leggo. Se fosse cartaceo, magari sì. Ma se no, no. E ancora un passaggio, Link, così almeno... anche con i passaggi, no? Vai, contrasto, perfetto, C, a posto, vai. Sto tranquillo ora. È che la po. Vabbè, sì, questo stava proprio... sì! Che cosa? Che neanche l'ho sfiorato! Sì, vabbè, però ragazzi, pure voi dribblateli, no? Cioè, il dribbling funziona quando stanno comodi, non lo so. Dai, su. Mannaggia voi, mannaggia! Ma che sfavorito, perché? Era più debole proprio, ma che schifo. Essere più deboli di questi mezzi, di queste mezze calzette, dai. Non esageriamo, no? Atakeyama. Che nome è Atakeyama? Oh! Cioè, ma vi rendete conto che Matsuyama, il capitano, ha il valore totale inferiore a quel microbo? Dalla distanza, tiro dell'aquila! Non è gol mai, però, insomma, già iniziamo a provare, no? Ma continua, continua. Ma che cosa fai? Cosa fa? Vadi, non cincischi. Yonezawa, maledizione. Eccola qua. Vai. Sì, vabbè. Ogni volta è così. Io non lo so, io non lo so, ragazzi. Ogni volta è così, basta. Vabbè, secondo tempo, cerchiamo di fare un gol, perché non ho combinato nulla. A dire il vero, mi stavo un po' trastullando con loro, con i contrasti e le cose. Quindi sì, effettivamente ho fatto un po' il... ho fatto un po' lo showman, ecco, per non dire un'altra parola. Ci sarebbe la parola adatta, ma non si può dire. Vai! Questo è carico, ovviamente, quindi neanche ci provo più di tanto. E sì! Ti piacciono le mele? Va bene. Buono. Mi sa che si va ai rigori in questo caso qui, eh. Non è... vorrei dire, ma... mi sa proprio di sì. Tiro lungo inarrestabile. Allora, non arrestarlo. Lasciala andare in porta. Sì, vabbè, però. E allora, voi vi ci impegnate proprio, eh? Niente, ragazzi, ci si impegnano. E vai, prende palla tu. Mannaggia, oh. Non è vero. Non è possibile. Eccolo! Dai, entra! Mannaggia. Ma no!
Dai ragazzi, ora è l'occasione buona per fare gol. Ora. Ora è l'occasione. Rubate palla. Link, maledizione, Link! Mannaggia. Prima che il portiere recuperi, per favore. Prima che il portiere recuperi, ho detto! Ah! Quando mi fa arrabbiare sta cosa! Ma bloccalo! Che stai a fare lì, fermo? Come un palo ficcato! Accidenti! Ah! E allora te le cerchi, eh? Vai! Forza! Alleluia! Spero che nei contrasti mi dia tripla S per la squadra, perché se no non è plausibile. Ne ho rubate 50.000 di palle. Statistiche squadra S, e meno male, perché se no mi preoccupavo. Va bene, ci sta. Non ho ripremuto il tasto, quindi ci stava. Ma vedi, no! Avevo già lasciato! No, pure il gioco l'ha detto. Ha lasciato bene, no, non me ne frega niente invece, guarda un po'. Porca miseria, ragazzi, questo aspetto mi fa imbestialire proprio. Mi triggera male. Ma davvero male proprio. Quanto è veloce quello! Vai, va, Link. Senti. Sì, vabbè. E infatti, eh? Ah, però no, l'indicatore zona B non è attivo. Vai, scansati. Eh sì, a me sbatte via, a loro no. Ma che è sti favoritismi, oh? Questo è favoritismo, raga, eh? Sta partita proprio mi triggera male, eh? Vabbè, sì, ma non esiste che un piccoletto sbatta via un gigante. Cioè, dov'è scritto? Non mica siamo Davide e Golia, mica questa è l'antichità, mica la Bibbia. Però c'è una battuta che vorrei fare, ma non è il caso, dai. Non è il caso, specialmente se uno crede. Vabbè. Non era blasfema, però sai, evito. Va bene, 1-0, ci sta. Sono riuscito a vincere con un solo, beh, certo. No? Ci voleva pure che ne facessi di più. La scorsa volta perché c'era i nanetti in campo, ok, ma qua ci stava uno che era un difensore, che era un armadio a due ante. A tre, anche quattro. Insomma, voglio dire. Tiri in porta a due? Due ne hanno fatti, mi sembrava uno. Anche io solo 7 ne ho fatti, non è che sia stato proprio tanto bravo, eh. Però, uffa. A parte i tiri che non ho tirato, beh, bonus unico tentativo, ottimo, più 50 punti, perfetto. La squadra molto buono il risultato. Potevo fare B se avessi fatto un altro gol. Allora, Gito, ti è piaciuto lo stile della Furano? Avete parecchia grinta, non posso negarlo. Non perdere quel fegato nelle prossime partite. Puoi scommetterci. Siamo qui per vincere. E a me cosa vuoi dire, Gito? Anche sano. Il Giappone è più grande di quanto pensassi. Prima era interessato a una sola persona, Tsubasa. Ma ora non è più così. Adesso so che mi aspettano ancora molti incontri interessanti sul campo. Parlava di me, ma comunque questo video termina qui, ragazzi. Io come sempre vi ringrazio per aver seguito questo episodio di Captain Tsubasa. Vi ricordo come sempre che in descrizione c'è il link per Instagram e Discord. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi e noi ci vediamo, come sempre, al prossimo video. Bye bye!